record per il debito pubblico in Italia, che a giugno è salito di 30,3 miliardi rispetto a maggio, toccando quota 2.948,5 miliardi. L'aumento è stato causato, tra l'altro, dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, dall'effetto della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e dalla variazione dei tassi di cambio. I dati sono stati resi noti dalla Banca d'Italia. Il debito delle amministrazioni centrali è cresciuto di 30,4 miliardi, quello delle amministrazioni locali è diminuito di 100 milioni. Il debito degli enti di previdenza è rimasto pressoché invariato. La vita media residua è lievemente diminuita a 7,7 anni. Sempre a giugno le entrate tributarie dello Stato sono state pari a 42 miliardi, con un incremento del 9,9% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel primo semestre del 2024 hanno sfiorato complessivamente i 249 miliardi. Sale a 22,3 miliardi il surplus commerciale dell'area euro a giugno, in crescita di oltre 4 miliardi rispetto allo stesso mese del 2023. Lo stima Eurostat, sottolineando che le esportazioni di beni dell'eurozona verso il resto del mondo hanno superato i 236 miliardi, in calo del 6,3% rispetto a giugno 2023, mentre le importazioni sono scese dell'8,6%. A confronto con maggio 2024, il surplus è aumentato da 14 a 22,3 miliardi, cioè dovuto a una crescita relativa a macchinari e veicoli, prodotti chimici e altri beni manifatturieri, combinata a una diminuzione del deficit per l'energia. Sempre a giugno, il saldo dell'Unione Europea ha evidenziato un surplus di 20,9 miliardi negli scambi di merci con il resto del mondo. A luglio Demoscopica stima un tasso di inflazione turistica in aumento dello 0,8% su base mensile e del 4,1% su base annua. Crescono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti turistici, dei servizi ricettivi e della ristorazione, oltre che ricreativi e culturali. Per contro, risultano in ulteriore rallentamento i servizi di trasporto. La dinamica dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo turistico per l'Italia fa registrare a giugno 2024 su base annua un aumento del 4% a fronte del dato dell'Unione Europea pari al 4,9%. Una dinamica dei prezzi del paniere turistico che colloca il bel paese al quarto posto, preceduto soltanto da Svezia, Francia e Portogallo. Sul versante opposto, a presentare un andamento dell'inflazione turistica più elevato, sono Polonia, Paesi Bassi, Austria, Grecia, Germania e Spagna. Cambiamenti per la cedolare secca. A partire dal 1 gennaio 2024, l'aliquota per il primo immobile locato in forma breve è rimasta stabile al 21%. Per il secondo immobile affittato a breve termine e per i successivi, l'aliquota invece ha subito un incremento significativo, passando dal 21 al 26%. La decisione di incrementare le aliquote per i possessori di più immobili si iscrive in un contesto più ampio di regolamentazione del settore, volto a garantire una maggiore equità e redistribuire le opportunità di investimento.